Buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci al nostro undicesimo appuntamento con Antonio Sciaccone, sindaco. Questa settimana siamo rimasti impegnati nel definire ed approvare alcuni progetti importanti per il territorio di Vituazio. Un primo progetto ha riguardato l'asfalto e la sistemazione dei marciapiedi di Via Ruggiero. Come sapete, i marciapiedi ormai sono vecchi, obsoleti e anche pericolosi. E poi un progetto ha riguardato l'asfalto del primo tratto di Via di Membranza, quello che va dalla Cava Statuto fino all'incrocio con Via San Pietro. Il secondo tratto, che va dall'incrocio con Via San Pietro a Piazza Riccardo II, è ricompreso nel progetto Fogli e sarà asfaltato nell'ambito di questo progetto. Proprio questa settimana, ulteriormente, ho convocato la ditta che sta realizzando le fogne unitamente al direttore dei lavori per dare maggiori impulsi e accelerare i lavori e prevedere una variante nell'ambito delle economie di spese che possa consentirci di asfaltare via Roma, che non è ricompresa nel progetto originale. Sempre questa settimana, unitamente all'ufficio tecnico comunale, abbiamo fatto un sopralluogo presso i locali della mensa scolastica perché con un finanziamento di 200.000 euro avvieremo la sistemazione, ristrutturazione e riqualificazione di questi locali con l'allestimento di un centro di cottura interno che ci consentirà di fare cucinare all'interno ed offrire ai nostri alunni, ai nostri figli, pasti migliori e pasti caldi. Questi sono stati i nostri impegni e li portiamo avanti con forza e con determinazione. A breve partiranno dei lavori di sistemazione con un investimento di oltre 100.000 euro per la scuola elementare, la scuola media e le scuole dell'infanzia, oltre a sistemare il tetto dove sono cresciuti degli alberi, si vedono a vista d'occhio della direzione didattica. Pittureremo le aule della scuola elementare con colori più vivi e se possibile anche quella della scuola dell'infanzia. Vedremo man mano l'evoluzione delle cose e comunque questo lo faremo prima dell'avvio della scuola. Vedete, siamo impegnati in tutte queste attività, lo facciamo, ripeto, con forza, con determinazione, lo facciamo con coraggio, ci assumiamo le responsabilità, ci mettiamo la faccia, non ci nascondiamo dietro falsi profili, non raccontiamo bugie, non raccontiamo storie false, non mistifichiamo. E con questo vi saluto e arrivederci a domenica prossima.